fragola. Allora, io penso, ho visto da come si stanno svolgendo le cose, da quello che mi pare, in questo momento la situazione qua non si sbloccherà, perché sennò qualcuno di loro dell'ambiente, un dirigente, qualcuno, sarebbe venuto qua a dire ragazzi la situazione la sbloccheremo, faremo di tutto, invece no, loro si sono chiuse e non abbiamo nessuna notizia. Allora io avrei una proposta, allora per alzata di mano, allora nel pomeriggio in giornata se non abbiamo delle novità positive in merito, domani mattina problemi di servizio, per alzata di mano. E tutti e due alzo. La novità è passata, domani mattina ci fermeremo, se non abbiamo delle novità positive in questo momento, no, per oggi. Confermato? Aspetta, Bimba! Ritirate la sonata, cantiamo per voi. No, vabbè, noi innanzitutto stamattina una cosa la diciamo, noi sappiamo che stiamo creando qualche disagio alla popolazione, alla gente che non c'entra niente, alla gente comune, a noi ci dispiace, però devono capire, noi anzi chiediamo solidarietà a tutti i cittadini del nostro territorio che in questi giorni avranno qualche disagio in più, troveranno magari i bidoni pieni nei loro comuni, avranno qualche disagio anche per quanto riguarda il traffico che stamattina qualche difficoltà l'abbiamo pure creata. Però chiediamo veramente da parte dei cittadini piena solidarietà, chiediamo a tutti i cittadini di essere solidari con noi, perché i cittadini forse non lo sanno ed è bene informarli, i cittadini non sanno che pur avendo pagato la tassa che paghiamo per la natezza urbana, quelle risorse pagate dai nostri concittadini non sono andate a buon fine, non sono state utilizzate per pagare la Locre d'Ambiente che svolge questo servizio, ma soprattutto non sono state utilizzate per pagare i vostri salari. Noi siamo qua stamattina e lo ribadiamo e veramente chiediamo che ci sia una vera solidarietà da parte dei cittadini di questo territorio e dei nostri comuni. Noi chiediamo subito agli amministratori, oltre che all'azienda, perché con l'azienda io mi auguro che continuino ci comunichi, però chiediamo ai sindaci di questo territorio di mandare velocemente un segnale, perché le famiglie di questi lavoratori non sono nelle condizioni più di andare avanti, perché da 2 mesi noi ci ritroviamo con lavoratori che sono monoreddito, con le tasse che sono quelle che sono, con il costo della vita che è quello che tutti noi conosciamo, e questi lavoratori non ce la fanno più. Quindi chiediamo ai nostri amministratori locali, ai nostri sindaci, soprattutto al sindaco di questo comune, di Siderno, che ha un debito nei confronti della Locre d'Ambiente non indifferente, di mandare subito un segnale. Locri, penso al comune di Marina di Gelosa, di Monesterace. Questi lavoratori non ce la fanno più, sono lavoratori purtroppo utilizzati da una società mista a capitali con il 51% di capitale pubblico e si ritrovano che da 2 mesi con tutto ciò che svolgono un servizio essenziale per le nostre comunità, perché ce lo dobbiamo dire, la raccolta della lentezza urbana è un servizio essenziale. Con tutto questo, con tutto ciò che svolgono un servizio essenziale, non gli vengono riconosciuti i loro diritti, non vengono pagati da 2 mesi. Quindi noi protesteremo fin quando questa situazione non si blocca, sapendo che i sindaci devono sapere che quelle risorse che pagano i cittadini per la TARSU devono essere destinate per questo servizio. Devono incominciare a governare in modo diverso questi nostri comuni, perché non è pensabile a continuare a governare la cosa pubblica come è stato fatto finora. Forse è bene fare qualche festa in meno nei nostri comuni, ma vanno pagati i servizi essenziali che i cittadini pagano. Questo è quello che diciamo. Quindi noi chiediamo solidarietà ai cittadini, a tutti gli altri lavoratori degli altri settori, però qua la situazione con la Locre d'Ambiente, per i lavoratori della Locre d'Ambiente, ormai è diventata veramente insostenibile, perché ogni mese per avere questo benedetto salario, che poi sono 4 soldi, perché non parliamo di stipendi di milioni di euro, ma sono stipendi e miseri stipendi veramente, a differenza di molti altri, ogni mese noi ci ritroviamo a fare iniziative, proteste e lotte. Ora questa situazione bisogna sbloccarla veramente, io mi auguro che un segnale arrivi dai sindaci di questo territorio. Grazie.
Oh, però,